Salve, Tony Pappalardo vi saluta oggi da Belpasso. Belpasso è un paesino nella provincia di Catania, conta circa 20.000 abitanti. È un paesino il cui nome è proprio bello, Belpasso. Dovrebbe essere un passaggio bello a vedersi. Belpasso ha circa 5 entrate. Questo è uno degli ingressi, come vedete, di Belpasso, dalla parte di Raganna. Adesso cercheremo di farvi vedere durante il tragitto come si presenta al turista questo bellissimo paese. Così, questo è l'ingresso, una cosa molto interessante da vedere. Adesso vi porterò nel tragitto di questa stessa strada che porta da Raganna a Belpasso e poi vi faccio vedere anche un'altra entrata. D'accordo? A dopo. Potrei lasciarvi alle sole immagini, però voglio farvi compagnia in questo percorso che è lungo circa 3 chilometri. Sono 3 chilometri appunto quelli che separano Belpasso da Raganna, che è il mio punto di partenza. Come potete notare, a destra e a sinistra lo spettacolo è entusiasmante. Oltre alla macchia mediterranea, qualche bella pianta di ginestre, ci sono i fantastici sacchetti di plastica contenenti le porcherie più inaudite. Poi ci sono anche bombole vecchie, pneumatici, cancelli vecchi e legname vario. Ci sono anche scaldabagni di ultima generazione, ben arrugginiti, insomma. I fetori sono indescrivibili. Camminando un po' si vedono sparpagliate qui anche carcasse e carogne di animali. E, insomma, è tutto lasciato allo sbando. È chiaro che la colpa è del cittadino. Sicuramente i 20-30 mila abitanti non c'entrano, saranno poche centinaia. Però un po' le cose dovrebbero essere tornate sotto. Questa è l'entrata sud-ovest della cittadina di Belpasso. Sembrerebbe meno sporca da questa inquadratura, ma adesso facciamo il giro insieme. Come dicevo prima, questa è la strada che sale su da Paternò, è l'entrata di Belpasso sud-ovest. Questa è una piazzola di sosta, dovrebbe essere tale. Guardate quanto bel verde. Oh, pardon, scusate, questo non è proprio un bel verde. Insomma, è un po' vergognosa questa cosa qui. Le aree di sosta dovrebbero servire, sono più che altro aree di emergenza, ma magari qualcuno si vuole mangiare un panino, una botta di sonno e si vuole stare lì, magari a non odorare tutto ciò che, credetemi, era veramente disgustoso. Un puzzo nauseabondo che mi ha sconvolto, lo dico anche da cittadino del mondo, di colui che girando per il mondo non ha mai visto delle robe del genere se non nelle terre del sud dell'Italia, Campania, Sicilia. Insomma, è una vergogna. Riflettete su ciò, cari amici, e anche voi delle autorità comunali. Avete anche voi il vostro da fare. Qui ci troviamo all'ingresso del paese. E mi piacerebbe far vedere solo immagini come questa di pulizia. Mi farebbe piacere nelle prossime puntate parlare anche di ciò che di bello offre da un punto di vista architettonico, da un punto di vista culturale, questa bellissima cittadina. Però, prima di arrivare a ciò, la prossima volta parleremo del randagismo e dell'educazione stradale e dell'educazione civica che vige tra le persone in questa bella cittadina, ma facciamola diventare un po' più bella. Questo per adesso è tutto. Tony Pappalardo, Belpasso, Catania, vi saluta. Ciao. We'll be right back.